Da alcuni anni si parla di medicine integrate alle cure oncologiche convenzionali, tra le più richieste l'ipertermia e l'ozonoterapia. Secondo recenti studi, un malato di tumore su tre ricorre a queste terapie complementari che migliorano nettamente la qualità della vita. Eppure c'è ancora molta confusione in materia. Spesso questi trattamenti sono considerati alternativi a quelli tradizionali e quindi scartati, ma non è proprio così. In cosa consistono queste cure? Quando e da chi devono essere prescritte? Se ne parlerà in un convegno di livello nazionale a Teramo sabato 23 ottobre alla Sala Polifunzionale della Provincia. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Teramo. La responsabile scientifica dell'incontro è l'oncologa teramana Teresa Scipioni. Le cure complementari integrate sono dei trattamenti che affiancano e possono potenziare i trattamenti convenzionali che rappresentano il fulcro dell'oncologia e sono la chemioterapia, la radioterapia o la chirurgia. Queste altre metodiche possono migliorare la qualità di vita del paziente, quindi a tollerare meglio i trattamenti convenzionali e anche potenziare questi trattamenti. Spesso però c'è questa idea dell'alternativo, quindi non vengono consigliati, non vengono prescritti, ma chi può prescriverli? Allora non può prescriverlo il primo che legge su Facebook che cos'è l'omeopatia, la fitoterapia, l'ozonoterapia o l'ipertermia e prescrive. Ci sono dei professionisti che fanno proprio questo, che si aggiornano, come per le chemioterapie, esiste l'aggiornamento, le pubblicazioni scientifiche, sono tutti trattamenti che hanno un fondamento scientifico, con delle sperimentazioni, con delle pubblicazioni. Quali sono in concreto queste cure integrate? Allora, le cure integrate sono tante, quindi abbiamo la fitoterapia, l'omeopatia, ma poi abbiamo anche l'ipertermia, che è un trattamento che facciamo anche noi, siamo riusciti ad introdurlo nel sistema sanitario nazionale qui a Teramo, che è un trattamento col calore e va ad aiutare anche qui sia la chemioterapia che la radioterapia. Poi abbiamo l'ozonoterapia, avremo il professor Izzotti da Genova, dell'IRCCS, dell'Istituto Tumori, che si occupa di genetica, di prevenzione dei tumori, ma è importante anche lo stile di vita come terapie integrate in aiuto alla chemioterapia. Infatti si parlerà anche di alimentazione non solo durante la chemioterapia, ma anche alimentazione come prevenzione dei tumori.